Quando il portellone dell'aereo si spalanca, la prima cosa che riconosco dell'Africa è la luce. La cifra è ufficiale. Soldi. 1.400 miliardi di lire. Tanto abbiamo dato noi a loro. Tanto abbiamo speso noi per loro. Divisa, contesa, Mogadiscio. Strappata in due, lacerata nel mezzo. Come Berlino con il muro. Che qui si chiama linea verde. Se, come dice lei, qui si salta in aria un giorno sì e l'altro pure, e voi siete una ditta di costruzioni, e allora come mai i vostri camion non saltano in aria? Mazzi di fiori freschi di giornata in splendide composizioni assortite: Abiad, Ahmar, Akhtar, appunto bianco, rosso e verde. Seduta. Qui, nel mezzo del mercato, ad una specie di bar senza nemmeno l'insegna, unica donna bianca con tre uomini di colore, mi sento osservata. Nel buio luce del neon, mentre il guerriero conta i soldi, io gli parlo delle armi che ho visto in quel villaggio e di tutti gli zeri che mancano al conto. Delle foto dei pescatori di Bosaso, delle piaghe dei bidoni e di quelle sei lettere che fanno scifo. I paesi del nord, quelli sul mare, stanno morendo. Le vede le foto? La gente si ricopre di piaghe come le bestie, in qualche giorno muore. Anni fa il governo italiano fa una bella cosa. Regala alla Somalia una flotta di pescherecci, i pescherecci appunto della Scifco. L'Italia mette i pescherecci e la Somalia i pescatori. Andrà in onda fra pochi giorni sui TG in Italia. Io spero che serva anche e soprattutto per la Somalia. Avvertire nell'aria perfettamente, saperlo, che all'Africa non gliene importa niente. Né di me, né di te, né di chiunque altro. Mi parli dei suoi rapporti con le società italiane? Vuole dire dei miei rapporti con la Scifco? Per noi, signorina. Ma non c'è un noi, un voi. Siamo tutti un'unica cosa. Italia, Somalia. Per il vostro bene. Tornatevene a Mogadiscio. Avvertire chiaramente che la tua morte sarà insignificante, come insignificante la tua vita. Se lo accetti bene, se non lo accetti peggio per te, non cambia assolutamente nulla.